Un altro viaggio in Italia, luoghi, storia e memorie della Seconda Guerra Mondiale. È il titolo della mostra in esposizione dal 21 dicembre 2022 al 13 gennaio 2023, realizzata dall'Istituto Nazionale Ferruccio Parri con la collaborazione dell'Associazione Paesaggi della Memoria e il finanziamento del Fondo Italo-Tedesco per il Futuro. La mostra è stata organizzata a Pescara dalla Fondazione Brigata Maiella in collaborazione con la Fondazione Pescara Abruzzo. La Fondazione Brigata Maiella è nata su volontà unanime del Consiglio regionale d'Abruzzo e dunque ha questa specificità che è una istituzione che vuole esprimere la volontà di assicurare alle future generazioni un lascito morale preziosissimo qual è quello che i giovani combattenti della Brigata Maiella hanno affidato come testimone alle nuove generazioni. La Regione Abruzzo come istituzione non poteva ignorare che nella sua storia moderna la pagina storica scritta dalla Brigata Maiella è quella più emblematica e significativa, quella che più ha contribuito come abruzzesi a ricostituire l'unità nazionale a margine della triste vicenda della Seconda Guerra Nazionale e poi a contribuire al tempo stesso a dare sostanza al processo di nascita della nostra bellissima Costituzione repubblicana. La Fondazione Brigata Maiella in realtà ha sede legale nei luoghi dove la Brigata Maiella è nata per prima combattuto, in questo caso ha sede a Gesso Palena che ha dato i natali al vice comandante della Brigata Maiella Domenico Troilo e solo a 6 km c'è Torricella Piligna che ha dato i natali al comandante e fondatore della Brigata Maiella Ettore Troilo. A Pescara e presso la Fondazione Pescara Abruzzo c'è la sede operativa della Fondazione. Questo binomio, questa distinzione tra sede legale e sede operativa vuole significare che da una parte c'è il riconoscimento insopprimibile delle origini della Brigata Maiella e quindi l'onorare i luoghi, i territori dove la Brigata è nata e dove la stessa ha combattuto e vinta per prima, e cioè il Medio Sacro, Aventino, le pendici proprio del massiccio della Maiella. Dall'altra parte però la Fondazione ambisce ad essere un ente che interloquisce a vasto raggio con tutta la Regione Abruzzo, con tutto il Paese e con il resto d'Europa e dunque doveva disporre di una sede operativa e di una logistica adeguata per adempiere a questo compito istituzionale. Da qui la scelta di ospitare la stessa Fondazione Brigata Maiella presso i locali della Fondazione Pescara Abruzzo. La mostra è un viaggio ideale tra i luoghi reali della Seconda Guerra Mondiale in Italia. Al visitatore vengono fornite non solo le indicazioni sul quadro storico, ma soprattutto gli spunti per riflettere su ciò che è stata la guerra degli italiani, su come l'hanno vissuta e ricordata, sul perché oggi, quando ormai i protagonisti diretti stanno scomparendo, i luoghi possono diventare testimoni se interrogati con le giuste domande. Questa è una bellissima opportunità che abbiamo colto, definendo una partnership proprio con l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri e con l'Associazione Paesaggi della Memoria. Ecco, anche questa iniziativa è proprio testimonianza di questa voglia di fare rete a livello nazionale e quanto capita anche a livello internazionale. Ma voglio sottolineare che questo è solo l'ultimo progetto che la Fondazione Brigata Maiella ha concepito, promossa e inaugurata durante l'anno che abbiamo alle spalle. Già solo nelle settimane precedenti avevamo dato vita al primo festival della canzone di protesta, del teatro e della musica insieme all'AMPI provinciale di Pescara che ha riscosso un grandissimo successo e come ho detto è solo la prima edizione
quel contenitore sarà ripetuto nel corso degli anni futuri. E poi ci sono state numerosissime altre iniziative durante l'anno, dalle celebrazioni del 25 aprile presso il Sacrario della Brigata Maiella a Taranta Pedigna, nel corso delle quali abbiamo ospitato l'ambasciatrice polacca in Italia, la figlia del mitico generale Enders, agli cui ordini la Brigata Maiella ha combattuto risalendo la dorsale adriatica fino a liberare Pesaro e poi a entrare per primi nella città di Bologna, insieme proprio ai cugini polacchi. I luoghi sono al centro del dialogo immaginario tra i due giovani protagonisti, ma vengono raccontati anche attraverso testi storici, citazioni memoriali, fotografie, cronologie, infografiche, mappe originali e approfondimenti in rete. È bellissima, intrigante, accattivante la trovata, quella di far dialogare due giovani che in qualche modo si ispirano ai grandi viaggiatori dei secoli passati, in particolare all'esperienza del Grand Tour compiuto, come sappiamo, dal mitico grande Goethe, e però in questo caso visitando i luoghi scoprendo attraverso i luoghi le memorie stratificate della storia del nostro paese, anche comprendere meglio e al meglio la tragedia che il paese ha dovuto vivere con la Seconda Guerra Mondiale, ma prima ancora con il regime fascista. E dunque questo viaggio intorno attraverso la conoscenza di un'altra Italia vuole essere un momento certamente di conoscenza articolata di tutto il paese, ma attraverso questa conoscenza articolata anche maturare e ritessere quella consapevolezza unitaria, sistemica di cui il paese ha bisogno affinché non si ripetano le tragedie del passato e soprattutto affinché fondandosi sul passato si possa davvero costruire con speranza il futuro per i giovani. I personaggi, i testimoni, purtroppo, ma il tempo passa, stanno scomparendo, i luoghi restano e ci parlano. Diciamo che come questo progetto dimostra, i documenti esemplari che poi presidiano la memoria spesso sono i luoghi, sono i monumenti, sono gli episodi che si agitano ancora nelle memorie delle comunità locali, sono anche le tante epigrafi marmoree, le tante testimonianze anche monumentali, le ricerche per fortuna che gli storici di professione hanno compiuto nel tempo con sacrifici, approfondimenti e ormai anche con verità unanimemente e ineccepibilmente ricostruita. E dunque il tema della memoria sappiamo che è un tema che può prestarsi anche ad un rischio, che è quello di essere troppo rivolti al passato e anche quello di vivere in nostalgie e di retoriche. Invece bisogna ammettere che il futuro non è concepibile senza avere consapevolezza sulla memoria di una collettività, di un paese. E dunque è giusto che si dedichi quelle attenzioni istituzionali indispensabili per coltivare la memoria ed è giusto anche che si evitino i rischi di non essere laici nel coltivarla, e cioè bisogna sempre preoccuparsi di essere il più possibile oggettivi e aperti anche alle interpretazioni critiche le più diverse,
ma senza smarrire poi l'essenza della verità che la memoria affida alle future generazioni. Nella mostra individuate 10 questioni centrali per comprendere la guerra in Italia: fascismo e antifascismo, guerre fasciste, Italia divisa, occupazione tedesca, antisemitismo e Shoah, deportazioni e internamenti, guerra tedesca, guerra alleata, resistenze, dopoguerra. Individuato un luogo simbolo e altri 8 particolarmente significativi, sono stati collegati per costruire un itinerario che tocca tutta la penisola. La mostra è costruita molto tenendo a mente la sua funzione didattica e dunque utilizza strumenti didattici veri e propri e arricchita da molte immagini che sono, come sappiamo, il linguaggio più immediato, più comunicativo che si possa concepire, che è meglio anche apprezzato soprattutto dai più giovani, dai ragazzi e dalle ragazze. Ma al tempo stesso non si smarrisce l'obbligo del rigore storiografico e dunque insieme alle immagini ci sono anche numerose schede tecnico-scientifiche che descrivono, narrano in maniera unitaria questo viaggio in Italia attraverso i luoghi della memoria.